Tutto pronto, secondo match della World League, settimana 6, giornata 6, X-Edition, Squat è tornato, eccolo qua. E allora in campo ci sono Ciaccarella e Real Beta. Come partite giocate, punti fatti, potrebbe considerarsi come un match scudetto? Perché Real Beta, nonostante in classifica stiano abbastanza giù, ma perché hanno tante partite ancora da recuperare, hanno perso una partita sola, prendono il posto delle Noir, come abbiamo già detto nelle precedenti sfide, e arrivano a questo match dopo la vittoria 3-1 con i PDA. Il primo match invece l'avevano perso 7-4 contro il Lampedusa, che oggi con la vittoria contro i PDA comandano la Gold League a 10 punti, superando Ciaccarella e Crystal Palace per ora a 9. Carle, goditi la partita più bella della settimana. Questa è la partita più bella della settimana, ha detto Torino Schio. Lui però di calcio non capisce tanto, quindi non possiamo affidarci al 100%, ma vediamo che sulla carta questa sarà una signora partita. Lo dice la classifica, che in questo momento vede Ciaccarella scavalcato a Lampedusa, che va da 10 punti in 5 match. Dopo 5 match il Crystal ne ha totalizzati 9, e dopo 4 il Ciaccarella ne ha fatti appunto 9, perdendo solamente una partita. Tra l'altro a tavolino è una delle pochissime squadre della X Edition ad aver vinto tutte le partite sul campo, persa solo quella a tavolino, 3-0 contro il Partizan Belgrado, che oggi ha vinto un'altra partita a tavolino, 3-0 contro la SPAL, che ferma a 6 punti in 5 partite. Pensate che il Partizan ha vinto le uniche due partite a tavolino. Questa è una coincidenza clamorosa, perché solo due partite a tavolino attribuite a questa Gold League, entrambe allo Partizan, che ha poi perso le altre sul campo e pareggiato contro i PDA. Dicevamo della classifica, dove i Real Beta sono a 6 punti in 3 match, quindi sulla carta hanno praticamente lo stesso rullino del Ciaccarella. Spal a 6 punti in 6 partite, a questo punto il Corinthians ne ha 5 in 4, giocherà dopo. Laterale nera. E allora le formazioni, il Ciaccarella si schiera con Scala tra i pali, che non ha paura del freddo. Montori che con Asti, Caezza a sinistra, centrocampo con Lollo Pipitone, esordio questa X Edition a fianco ad Acciaro. Per Lollo Pipitone, grandissima vecchia gloria di questo Ciaccarella, ma ha militato in tante squadre, ha dato anche spettacolo in passato. Lollino è tornato. Avanti c'è Ciro Montori, per invece Real Beta, scuotto tra i pali dopo l'esperienza di Di Meglio la settimana scorsa. Vediamo un po'. A destra Starace, centrale difensivo, qui sbaglia la rimessa Scala, che gioca a sinistra. Difensore centrale Agnese, che qua legge male. Gol di Lollo Pipitone, 1-0. Coppa, Emanuele a centrocampo con Di Meglio. Avanti c'è Mazzone. Qua Agnese, manca per Real Beta Conte, se non mi sbaglio, numero 8, che oggi non c'è, non è nemmeno fuori. Manca Conte, ragazzi, giusto? Sta arrivando, ha perso il treno, vediamo. Le mani Kaiz, Pipitone, ci ho i suoi numeri, tutto di sola. Di Meglio sbatte su Nasti, pallone verso Starace, alimenta a Scala che sbaglia, altro errore di Scala, prima con le mani, ora con i piedi. Nasti, Di Meglio col tacco, con le mani Nasti, poi recupera in qualche modo la formazione del Real Beta. C'è Starace che ha provato una palla dentro, ha chiuso che con Montori, con le mani Starace, palla dentro, colpo di testa, traversa. Però Agnese ha un gran tiro, un tiro che sale e scende come in questa occasione, respinto Scala,
va con le mani, palla dentro di Starace, Saltanasti, ultimo uomo, Scala, ancora una volta l'uno di fronte all'altro, che Scala l'avevamo visto anche con i PDA contro il Real Beta, scuotto! Caezza, mette giù, prova a saltare il primo, salta anche il secondo, ancora Caezza, Di Meglio, Caezza, Montori, ancora Caezza dentro l'area di rigore, scuotto, Montori, scuotto in due tempi, Nasti va a coprire, poi rischia, Caezza, Montori, tornato in grande forma, Checco Montori, difensore centrale, brillante anche tecnicamente, qua la rimessa di Real Beta, Starace con le mani, salta Acciaro, Pipitone, nasconde la sfera però esagera, Montori, sombrero di testa, si allunga, Starace non la trova, Montori ancora, spinge, esagera anche lui, liberato Mazzone che gira col sinistro, sul fondo. E allora la rimessa è per il Real Beta, che spingono con Scala, Bada, Di Meglio, altra rimessa errata, Scala con le mani, Pipitone di petto, poi Mazzone prova a spingersi, Scala altissimo con le mani, verso Montori, controllo così così, calcio d'angolo, la palla corta, Montori, velo, Nasti, la trova scotto, Nasti, Pipitone, ancora per Nasti, il tocco di ritorno però non convince, allora Mazzone in mezzo a due, prova ad andare, Checco Montori, poggio dietro a Scala, parte il lancio di Fabio Scala, trovando Ciro Montori da questa parte, sbaglia il controllo, Di Meglio, non passa il filtrante, poi si accentra, ancora Coppa, Caezza riparte, sterza, Mazzone difende la sfera, c'è un fallo, occhio, è volato Scala su Agnese, hai un piede meraviglioso, ogni punizione sembra entrare nella porta, una precisione di tiro clamorosa, Agnese uno specialista sui calci piazzati, parte il cross, va proprio lui dalla bandierina, Agnese chiama le marcature, Scala parte il cross, morbido, salta Pipitone, occhio Scala, sbaglia il controllo, Montori riparte lui, Scala mette il tacco, pallone che esce, Caezza, controllo col tacco, Nasti, scuoto, la trova poi con le mani, verso Di Meglio, corta però, Pipitone salta il primo, Pipitone, gioco di suola, l'aggancia, Starace, poi si gioca a destro improvviso, sarà calcio d'angolo, ancora Pipitone in area di rigore, parte un pallone, fondo, Pipitone mezzo a tre, se ne va così, ora Lollo mezzo a due, Pipitone verticale, Montori, Mazzone prova, Montori prova a ripartire, ora Montori, sale lui, Checco Montori fino in fondo, calcio d'angolo, vediamo un po', parte il pallone, secondo palo, Acciaro non la trova, Nastisi cerca Acciaro, trova la gran botta, palo di Acciaro, poi Agnese in verticale, Caezza, sbuca Agnese, un calcio di punizione, va ancora Agnese, occhio al suo destro, la palla che scende, Scala va Di Meglio, parte il pallone, secondo palo, c'è addirittura Scala, e prova subito, Scala, l'altro Scala, respinge. Ancora Di Meglio, batte il pallone dentro, salta Agnese,
ma non trova l'impatto giusto. Occhio Caizza in pressione. Mazzone, pipitone su di lui. Mazzone trova Agnese, 1-2. Mazzone dentro, scala. Palla lunga, Di Meglio, pipitone contro Mazzone. Pallone verso Montori. Accelera Montori. Agnese. Scontro lì. Pipitone. Sono in quattro. Prova a piazzarla. Scuotto. Con le mani Montori la palla dentro. Ancora Scuotto. Si torna da Di Meglio che resiste. Salta il primo. Non Caizza. Va con le mani, palla dentro, secondo palo di testa. Ci ha provato Scala. Montori. Ultimo tocco dovrebbe essere. Montori invece no. La volta è del Real Beta. Montori. Coppa. Ha battuto. Scala, respinta e poi la ritrova. La ritrova con la munizione di Agnese da centrocampo, tra l'altro. Pallone che ancora una volta è salito e sceso. Scala ha deviato e sul tap-in a porta praticamente vuota gliela ha tirata nuovamente in mano il giocatore del Beta. Intanto 1-2, Montori, Nasti, Montori. Scala va al rilancio. Occhio a colpo di testa. C'è un fallo su Agnese. E c'è il gol di Montori a tutto fermo. Eh sì, c'è stata praticamente un'incomprensione totale con i ragazzi del Real Beta che hanno praticamente battuto una punizione. Capisco, passando la palla a Montori. Poi ha messo in rete. Qui ancora Montori contro Scuotto. Nasti, miracolo! Miracolo di Scuotto! Miracolo! Che va con le mani in avanti. Acciaro. Scala, siamo 2-0 se non erro. 2-0, Caizza, giusto? 2-0. Acciaro, Nasti, anzi Pipitone, pressato, ancora Lollino, ecco Montazzi, Ciro Montori, dentro per Caizza, Scuotto, Montori, rete, 3-0, spaccato il Real Beta, erano tre fermi da questa parte, Di Meglio sul muro, Scuotto, sbaglia, attenzione. Le mani Pipitone. C'è fallo di mano di Caizza. Giallo per Caizza per il fallo di mano. Calcio di punizione. Vuole tutti dentro Agnese. La solita palla che sale e scende. Mazzone su Scala. Pipitone d'esterno. Un po' corta Starace, la trova. Ancora Starace, cerca un pallone verso Mazzone, il controllo, la palla non esce, buona, Di Meglio, batte il pallone fortissimo, Pipitone, Acciaro va, Isuola sbatte su Di Meglio, prova a recuperare, allora arriva Coppa, Mazzone, resiste Mazzone, la palla verso Coppa, però non trova il pallone. Ancora Nasti che ringhia su tutti. Nasti, ancora lui, stavolta il pallone è impreciso. Allora parte Agnese, vuole andare lui da solo contro due, si gira, non trova qualcuno, poi cerca di là, che palla bellissima per Scala, tutto solo, palo, palo, finisce il primo tempo. Siamo sempre 3-0, ma è entrato Conte?
E perché sei uscito? Sono uscito a Spulzo. Spulzo Agnese, perché? Pioppa, sei una merda! Ho le mani preso. Beh? Ammonito, doppia ammonizione. Allora, sono un pesce. 2-3-0, siamo nella ripresa. Un in meno, ora Real Beta. Doppio giallo per Agnese, che ha preso il pallone con le mani e sta espulso per 5 minuti fuori. Montori! Tra poco c'è la Star League, eh? Sono gli Hammers di fronte a River. 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 Ah, con Tafuri. Colpo di testa, palla in rete, ha segnato Mazzone, 3-1. Con un uomo in meno, il Real Beta. Dunque 3-1, grande colpo di testa di Mazzone, ma ora nuovamente in avanti Ciaccarella, che prova a tornare in testa alla classifica della Gold League. Pipitone, Pipitone, Pipitone! Murato sul più bello. Nasti, parte il cross, lungo per tutti, Caezza la recupera. Cerca il destro, deviazione. Ma mi la vuoi smettere di marcarmi, Antonio, va di là. Cross secondo palo, Pipitone l'aspetta, mette giù il pallone, cerca il pallone di là verso Acciaro, pallonetto, Caezza, prova il tunnel, passa, ancora Caezza, Nasti, ancora Nasti, Montori, carica il destro, alto. Mazzone prova a far correre il suo compagno di meglio, ma Scala intuisce e va subito da Acciaro. Sale Caezza, si accentra anche Nasti. Acciaro però fa tutto da solo, e qui esagera, perde la sfera, ma addirittura commette fallo. Colpo di scena, Conte appena arrivato. Conte, se era a te aspettavo la giornata numero 7. Ma che cazzo fai? Ma è domenica. Ma io stavo in montagna. Ma dove stai in montagna? Ma che soldi. Che soldi, Conte, alle case in Roccaraso, eh? Per chi volesse, ospita il weekend, PlayStation, erba e camino caldo. Incredibile. Conte arriva praticamente a secondo tempo inoltrato. E c'è anche la 20 minuti di ritardo sul programma. Quindi praticamente è venuta la partita terminata sulla gara. Acciaro, pennella, scuotto, Montori. Cerca addirittura Nasti. Vau. Io direi VAR. Attenzione, perché non vuole la VAV, la VAO, l'arbitro, se la sente così. Scala, di meglio Scala. Secondo me devi chiamare la VAO. Doveva chiamare la VAO, però non l'avevo avuto. Montori con la punta e firma il 4-1. Prova Conte, di meglio Scala. Il pallone verso Conte. Numero Conte palo dopo la deviazione di Scala. Conte, che cazzo ridi? Ma cosa ridi che state perdendo? Cosa ridi? Siete una squadra di rincoglioniti, una setta rincoglionita. Questa è una setta rincoglionita. Coppa, perciò ti dicevo che la tua squadra è pazza. Escono in due. Hai capito? Io sono uno dei due. Occhio da Conte, Conte, Conte! Più fresco di tutti, giustamente, appena arrivato. Di meglio, Scala con le natiche! Per chi non conoscesse le natiche, il fetillo. Caezza, metteci il pallone, pennella verso Montori, la fa scorrere, Montori incrocia. Scala, respinge, poi Pipitone, e qui si sbaglia. Di meglio riparte, Conte prova ad accelerare. Va bene Montori, con le mani di meglio. Subito per Conte, Agnese ha un gran tiro, eccolo!
Parte il pallone, Conte si coordina, Nasti ruba. Montuori scappa via. C'è Canasti, no? Una finta e conquista anche il corner. Caezza che sale sul secondo. Parte il pallone di Montuori per lui. Veloce! Occhio al pallone, recuperato Amazzone. Caezza. Cerca il sinistro, largo. Di Meglio, allarga di prima Scala, ha preso un po' il controtempo, la finta Scala, gestisce bene, intanto inizia a gocciolare all'Avion, occhio perché prometteva Bufera, sono le ore 20 e occhio alle ultime tre partite, dovrebbero giocarsi sotto l'acqua. Questa ormai è arrivata la seconda parte del secondo tempo, c'è Caez, siamo 4-1. 25 e 25 più vari recuperi. Scende la pioggia a questo punto. Fallaccio su Nasti che batte subito, cadendo anche. Sei un svenuto Nasti. Nasti va di sola, accelera. Pallone verso Acciaro. Che sbaglia Mazzone. C'è che di meglio, anzi Scala in... che accorcia bene, stessa Scala, palla dentro, grande intervento di Checco Montuori, le legge tutte, ancora Checco Montuori che va, spinge, altra finta, prova a passare con un numero, Ciro Montuori, insomma dobbiamo prendere l'ombrello ora, perché la pioggia si fa fitta, e intanto Conte, la palla per Mazzone, Mazzone, Scala, e allora occhio perché mentre prendevamo l'ombrello, ha segnato accorciando il Real Beta. Siamo 4-2 se non erro. Caezza chiuso, anzi era Acciaro. Occhio a questo finale di gara e occhio alla pioggia che ormai è diventata pesante. E Bufera all'Avion. Nasti, con le mani, Nasti, 1-2 con Montuori, Conte, avanza Conte, Conte, sfida Montuori, Conte si allarga, allora sì, sempre 4-2 il risultato, Conte colpisce, di meglio c'è un fallo, vediamo Conte, col destro, occhio Scala, è volato, Ibra, Ibra, hai visto come gioca bene Scala senza di voi? Alla grande ragazzi, fate cross, colpo di testa Scala, altro volo, tutto per gli Hammers, si sta preparando. Guarda come si è lavato bene il pallone. Come si è? Ah, ma come lava. Parte il cross. Mazzone. Montuori gliela spara addosso e conquista la rimessa. Occhio al vento, l'ombrello sta volando tutto. È una bufera. Vediamo Acciaro in mezzo a tre. Recupera Conte solo per un attimo. Poi Checco Montuori si spinge anche lui avanti. Prova il guizzo. Destro, traversa dopo le unghie di Scotto. Possesso Nasti che sbatte su Scala. Pipitone al limite dell'aria, palleggio, viene rimontato e allora prova a partire la formazione Real Beta con Conte che sistema il pallone sull'altra corsia, fondo, ha recuperato Mazzone e ancora Scala, bella Ferru, poi Acciaro, punto all'uomo, prova a salire lui rischiando il traffico in maglia nera, parte un lancio lungo per tutti. Ma che è successo? C'è stato un gol? C'è stato un gol? Ha segnato? Stasera male male, eh. Caezza, vieni qua, immediato. Chi ha segnato? Ha segnato, se no mi sbaglio guai. Eia, Caezza, non fai l'imbecille. Mazzone, 5-2, Ciaccarella.
Ma voglio sapere che... come se ne fa? Vieni qua, come hanno segnato? Ha segnato Ciro, diciamo, una mezza rovesciata. Schiacciata, ha fatto la rovesciata. Occhio! Altro gol intanto! Tu a chi guardi? Io guardo nessuno, io sono Insigne. Siamo 6 a 3. 5. 5 a 3? 5, sei sicuro? Sicuro 5, Don Antonio? Meglio, prova a recuperare, spinge di meglio, va a destra, mette in mezzo, non c'è nessuno. Toccata, Faccio d'angolo, occhio che salvano tutti per il Real Beta. Va giù, vediamo un po', c'è un fallo, no, è finita! Ciaccarella, continua la corsa, il primato sale a 12 punti, riscavalca il Lampedusa. Siamo qua con Caezza, aspettate un minuto. Caezza, se fosse per il campo voi... raccontate praticamente di tutte vittorie, no, sul campo? Sì, siamo però, una squadra molto determinata. Però c'è la macchia di quella sconfitta a tavolino. Sì. Che vi ha un po' frenato la corsa, però sì. Voi raccontate i 12 punti raccolti in 5 partite, di cui tutti quanti conquistati sul campo. Sì. Quindi avete vinto tutte le partite giocandole, insomma. Sì, abbiamo vinto tutte le partite, siamo una squadra molto forte. Cioè, quando giochiamo a pallone, palla a terra, nessuno ci tira. Cerchiamo di continuare così e vincere almeno il campionato. Infatti vi sentite appunto i protagonisti nella Gold, visto che Lampedusa in questo momento con una partita in più ha 10 punti e voi ne avete 12 con una partita in meno. È fuga? No, abbiamo ancora tanto da giocare, cioè no, nel senso perché... la classifica racconta di due punti. No, ma sai che se non ho capito perché io questa è la seconda partita che faccio, non so chi è Lampedusa. Lampedusa è squadra di Martone, non so, la conosci? No, non lo so, però mi piace far ridere un po' la gente, okay, vedo, che però viene a vedere il video. Ti sentite protagonisti in questa girone? Comandate voi in questo momento la classifica? Certamente. Ciaccarella, certo. Come storia, racconta sempre di un grande calcio, molto tecnica, però quando poi si va nel vivo, no, della competizione crolla un po'. Quest'anno sì. come la vedi questa squadra? Pronta per i salti di qualità? Prontissima. È pronta Caezza, lo salutiamo, ciao! Ciao.